pare un fantasmino, pare. Guarda, oh. Allora, mi trovo a Castel Raimondo. E non ci sono stato mai, però siccome sono andato da Fabio, ci sono passato. Se no non mi capita mai da venirci. Praticamente da qui Castel Raimondo, qui è un posto che ci voleva venire il mammo. Qui ci voleva venire il mammo con Luca, con mio cugino. E chi è questo qui? Un demone? Ciao Matteo, sono un demone, dai, sperimenta sta città, dai, che non ci sei venuto più. Non ci sei venuto mai. Vabbè, diavolo. Però, madonna, te sei un santo, sei un demone. Beh, sono diventato un demone. E na miseria, chi è? Chi sarà? Adesso vado, ciò vado. Qui c'è il consorzio abbandonato. Guarda che roba, oh. Mamma mia, pesa, oh. Guarda che pezze di querci. Che querci. Un po' che macchinetta anni 90. Ce l'ha un bambino, vedi, c'ha 14 anni quello. La macchinetta a gasolio. Girene tutti, anche se il gasolio è 2,2. 2 euro e 2, oh. Porca, no, 2 euro e 20. Porca miseria, che roba. Anche se è passato i cami, no? Profuma dei fiori qui. Profuma dei fiori. Allora, oggi è il 16 di giugno 2022. E mi trovo qui a Castel Raimondo. Adesso sto andando al centro storico per esplorare questo paese. Qui c'è Scuriatti, cos'è? Tutti i quadri. Spaccio aziendale, c'è scritto lì, però tutto chiuso. Dai, tanto è l'ora di punta. E chissà, questo è... Castel Raimondo è un paese, una città, non penso che è un paese. Quella là è la rocca, vedi? La rocca in mezzo ai monti, vedi? C'è tutti i monti intorno, ci dovrebbe essere i torrenti, i fiumi, tutto fiumi contro fiumi. Invece tutto secco. Tutto secco perché siamo alla fine dell'umanità. L'umanità odierna, no? È alla fine. Quindi adesso sta spostando pure gli assi magnetici della Terra. Dove c'era prima l'acqua, adesso c'è il deserto. Infatti vediamo che si sta desertificando completamente l'Italia, il fiume Po è secco, gli affluenti secchi, tutto secco. Guarda che camion grosso. Guarda, c'è... E qua c'è Isola Ecologica, centro accoglienza giovanile, cimitero, comune di Castel Raimondo, bar e ristorante, hotel Panorama, la curiera Iveco. Ah, qui è... Ah, mi stanno aspettando. Era un po' San Severino, 10 km, Camerino, un altri 10 km. Qua il paese è stato colpito dal terremoto pure, tanto mica solo San Severino. Tutta la parte del Maceratese è stata colpita dal terremoto. Vedi, questo qui è stato tutto restaurato, questo palazzo, questo qui invece restauro. Ma qua cos'è? Borgo... Osteria del Borgo, guarda, questo è il centro storico. E... è bello, guarda, ha un po' il mattonello 9, qui è un'altra parte un po' più periferica, via Roma, vedi? Castel Raimondo, ha un po' viola qui, l'intonaco viola, via Roma, vedi? Vedi, questa qui è una casa che pare che c'è le crepe, tanto tutte micro crepe dei palazzi. Tanto il terremoto è stato grosso qua su, ha beccato tutta la parte del Maceratese, un macello, ma questa pure, eccolo, questo vuole riaprimo, dai che riaprimo, vedi, chi tutti i cocci, qua cos'è il Papa, la raffigurazione del Papa, guarda un po' il Papa Giovanni Paolo II, cos'è stato qui, cosa c'è scritto lì, fammi puntare a vedere, quando era un po' giovanotto, quell'immagine lì. Mi trovo quasi, diciamo, il centro storico, quello di prima, ma qua c'è la piazza del comune, le poste, va, cassetta della posta. Andiamo a vedere un attimo questa scritta di Giovanni Paolo II, buonanima. Comune di Castel Raimondo, vedi? E ricordo del passaggio di Papa Giovanni Paolo II, nel 91, vedi? Nel 91. Ciao! Guarda un po'. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, vedi? Cosa ha detto? Qui l'hanno raffigurato un po' giovanotto, vedi?
nel 91 è 40 anni fa, 30 anni fa, cosa dirò, 30 anni fa. Che tempi, nel 91. Nel 91 erano proprio bei tempi. Questo è il borgo e questa è la strada, sempre, diciamo, guarda un po', quel cucuzzolo lì di montagna lassù, guarda, sembra il Monte Revellone, invece non c'entra niente. Mi sembra Revellone, ma è strano, sta nel Fabrianese, com'è possibile? Non è Revellone. Ci sono stato con mio cugino Luca nei video del canale HR de Montesi, no, su YouTube. C'è un canale che siamo andati in telemontagne ancora che c'era le, che c'era i torrenti. Se tu vuoi vedere i torrenti, che ormai è un'illusione, ormai è solo nei sogni se vedi i torrenti, non c'è più da nessuna parte, allora puoi vedere nei video Erte, HR Montesi, vedi a me e Luca che andiamo a vedere le sorgenti che ancora buttavano, te non butta più niente, quindi alla fine questa è la piazza principale, vedi? Questo è, cos'è, il comune, infiorata Corpus Domini, vedi? 17-18 giugno 19 2022, deve ne fare l'infiorata per terra, mi sa, qui vedi, infiorata Castelraimondo. E dopo c'è le foto storiche che coi fiori ci fanno tutti i dipinti, vedi, guarda che roba, queste cose incredibili. In quella via de prima, vedi che c'è la torre, fanno tutte le cose coi fiori, l'infiorata la dedicano a Gesù, vedi, 30ª edizione Unione Montana Potenza, Esino Musone, Comitato Infiorata Corpus Domino. Adesso ormai bisognerebbe che facessero l'infiorata per chiedere la grazia al Padre Eterno della pioggia, perché non piove più, eh? E se andiamo avanti così non pioverà mai più. Quindi alla fine ci dobbiamo trasferire tutti. Dall'Italia ci dobbiamo trasferire in Cambogia. Forse lì pioverà un po'. Cosa ne sai? Allora, qua c'è la fontana, tanto l'acqua gira sempre quella, non è che viene dalle montagne, perché dalle le montagne secche ormai non c'è più niente, non c'è più le sorgenti, non c'è più niente, tutto secco. Questa è l'acqua che gira sempre quella, quindi vabbè, un po' vedi, guarda, è una miseria gelata, oh. le gelata s'acqua, e porca miseria congelata, e oleone, ma cos'è, gira sempre questa s'acqua. No, ma te ancora c'è le falde acquifere, c'è, però se sta secca tutto. Ah, ho capito, una miseria. Ah. Bevela, che è de sorgente, questa è l'unica delle poche sorgenti che c'è rimase vive. Ah, ho capito, una miseria le buona. Vedi, il leone mi ha detto bevela. Era un po' una gemella della macchina mia, vedi? La gloria, una gemella della gloria mia. Qua c'è la stazione di Castelraimondo e la curiera, vedi, l'Iveco è accesa, c'è l'aria condizionata, laggiù c'è un cosuli, un monumento, e ora la torre, oh, porca miseria, messa in sicurezza lassù sopra, guarda quanto è alta, e quanto sarà questa, 50 metri, porca miseria, che fortezza, guarda che forte, un fortino pare napoleonico, che roba, è gigantesca, oh. Sarà 50 metri questa, è altissima, guarda col monte lì, è bello, la fontana è bella un bel po'. Allora c'è ancora una sorgente che butta, pensa un po', leone, cosa mi ha detto, è una notizia bellissima questa, però ancora per quanto butterà, visto che non piove e non nevica mai. Sono anni ormai che non fa più niente, e quindi la gravità c'è, la situazione è gravissima, addirittura l'affluente del Po è completamente asciutto, su a Torino, quindi la notizia è uscita una settimana fa di questo affluente, è diventato un'autostrada. Qua c'è un cannone e c'è un monumento ai caduti alla patria, ai caduti, cascati di sotto, si sono sacrificati per la guerra, per la democrazia, per quante storie, vedi, ai caduti, questo è un monumento molto bello, c'è pure il cannone, vedi, rimasto come reliquia della guerra, c'è il cannone, vedi, un monumento proprio questo, guarda un po' che cannone, quanto avrà sparato sto cannone, guarda qui, è di piombo e acciaio massiccio, guarda,
Guarda che roba. Qui dentro ci hanno messo un sasso, vedi? Ci hanno messo un sasso qui dentro. Guarda che roba, è bucato. Qui ci caricavano. Ci caricavano da qui. Guarda tu che roba. E questo era spinto dai carri armati. Vedi dopo qui lì. Livellante, vedi, a seconda di come lo dovevano livellare il cannò, livellavano da chi, capito? Ma vedi, adesso è tutto automatico, non è più come un tempo. Eterno riposo, dona a loro, Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Eterno riposo, dona a loro, Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Eterno riposo, dona a loro, Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace, amen. Guarda un po' che bei alberi qui, guarda tu i rami quanti alti o come si estendono per altezza, bellissimi sti alberi. Di solito nei monumenti c'è sempre i pini, però i pini dopo 100 anni hanno vita corta, hanno massimo di vita 120 anni, deve essere che morti ci hanno impiantato pure questi alberi. Vedi, col campanile è in sicurezza, vedi, è tutto recintato, è messo con i ganci, i tiranti, è tanto che il terremoto ha lesionato molto, vedi se case chi è abbandonate, vedi? Queste è state abbandonate, il centro storico lì è tutto recintato. Dopo altre case state restaurate, tipo questa, giallo canarino, vedi? È il passaggio di Giovanni Paolo II, un santo dei santi questo qui, Giovanni Paolo II, per tua intercessione chiedi a Gesù la grazia dell'acqua, della pioggia, che l'Italia si rinvigorisca un po', se no qui dobbiamo veramente trasferirci in Cambogia. Dobbiamo andare in Cambogia qui per vedere l'acqua. Quando la vedemo sa acqua, oh? Perché senza acqua noi siamo formiche che tendiamo a morire, senza acqua noi non campiamo, nessuno campa senza acqua. Qui va giù tutto, va giù il fiume, va giù chi? Dove va a finire? E il fiume sta di là, vedi? La fontanella chissà se butta, fa un po' vedi? Sì, oh, butta la fontanella, ancora butta, senti, è calda l'acqua perché non la fa defluire nessuno qui. Qui è la parte lesionata, è la parte lesa, vedi, del paese. Però uno se vuole venire in questa piazza pedonalmente, tanto ormai è tutto in sicurezza, vedi. Guarda, il Sacro Cuore il mio cuore immacolato avrà il vostro rifugio, vedi. Chi si affida al cuore immacolato della Madonnina sarà protetto. È un rifugio il cuore immacolato di Maria, vedi. Vedi, guarda un po'. La croce dei passionisti, lì tutte case in sicurezza, qui il terremoto ha lesionato bene, là è tutto restaurato, vedi che si vede la vernice nuova, l'intonaco, qui è andato giù tutto, vedi, i pezzi di camin andati giù, vedi che roba. E niente, la parte lesionata fammi uscire fuori, non si sa mai, capirai, trovo a discorsa. Però sai, dal momento che è tutto in sicurezza, non casca più niente. Duria ne toglie tutto, tanto almeno pedonalmente ci possi andare. Cosa succede? Vedi, sta porta c'è tutta ragnatele, tanto tempo che non c'è bocca più nessuno. Dal 2016, dall'ultima scossa del terremoto che ha spaccato tutto. Niente, bisogna che fa la circonvallazione, non c'è niente da fare. Sto a sudare come un disgraziato, fa 40 gradi. E se uno non sta sotto gli alberi non c'è niente da fare, noi la fai a campare, è troppo caldo, la secca e tutto. Oh, eppure, voglio dire, non è manco estate, guarda un po' le ciliegie piccoline, guarda quante ce n'è, sto albero è pieno, talmente pieno che se piega le ciliegie, come farà a venire su che non ha né nevicato né piovuto? Si dice che se nevica allora viene su tutto, capito, ma se non nevica è la fine. E non piove nemmeno, allora la fine è totale, completa, è drastica. Guarda un po' le rose, guarda un po', profuma se rose? Le profuma degli anni 80, le profuma se rose. Che profumo. Adesso vado a riprendere il centro storico, che mi pare che già mi sa tanto che ci sono passato già. Guarda, le rose lì cresce dappertutto. Vedi,
quante case terremotate ancora che non hanno potuto restaurare. Erne coloro che ci comandano, dovevano restaurare tutti i paesi e città, tutto dovevano restaurare, altro che invece sempre così, sempre peggio. Dopo hanno dato le casette a chi è che campava qui, le casette, ma le casette piccole, non è grandi quanto si appartamenti di un tempo. E lì è chiuso, là pure è chiuso, niente. Qui si stanno a preparare per l'impalcatura, vedi, stanno a restaurare la casa. Ah, chi è chiuso? Non mi credo di andare qui, vedi che c'è la torre, vedi? La fortezza. Vedi che roba. Adendo passo, dove vado a passare per arrivare là alle logge? Non lo so. Dove vado a passare per andare là? Qui è chiuso, qui è chiuso. Niente, passerò a due che sono arrivato prima. Non c'è niente da fare. Vedi, sul palazzo qui tutto abbandonato. Quella volta c'erano i militari dappertutto, no? Si erano mobilitati per stare davanti ai palazzi abbandonati perché era preda dei vandali, dei delinquenti, di gente che andava lì a rubare. Perché tutta la roba, la maggior parte, è rimasta dentro questi appartamenti, ma ormai è tutto al macero, capito? Passati 4-5 anni la roba si è rovinata, non c'è più niente da pià. È tutto rovinato, tutto allo sfascio. Questa è la stazione che mi pare che l'intonaco è seminuovo, quindi è stata, mi sa, restaurata dopo del terremoto. Suo palazzo tutto chiuso, vedi? Tutto chiuso, è andato giù lì, vedi? Il cornicione è andato giù, vedi? Questo è terremotato. Chissà di cos'era suo palazzo, che ci capisci? La fortezza è chiusa, l'hanno chiusa, no? No, no. Guarda lì, porca miseria, quanto è alta! 50 metri di fortezza, ora questo che t'amarro, questa golf. Musica tamarra, guarda, tanto è giovane, è un ragazzetto, pensa al trombaggio, pensa. Niente, la stazione, dopo c'è il bar e pizza, c'è il bar e pizzeria, là c'è un altro bar, controbar, e qui tutto chiuso, vedi, ci hanno messo pure i pannelli de cosoli, come si chiama quella lì, segatura pressata, i pannelli di segatura pressata. Questo cos'era? Il comune, questo è municipio, Repubblica Italiana, qua dove onda, però è chiuso, mi sa, qua è chiuso, pare che viene oltre un furgo, collega con la chiesa di prima, va, sto dietro, guarda, chi questo vicoletto, chi sta andando, guarda un po' col cuoricino, cosa fa questo cuoricino, guarda, cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Si è ferito Purino, guarda. Purino l'aletta. Purino. Va pianetto, cuoricino. Questo tende a morire, povero pettino. Chissà se deve andare a bere. Tu deve andare a bere, guarda. Si è fatto male in te l'aletta. Lo volevo. Guarda un po' come va giù. Va giù, Purino. Ma buono. Buono cuoricino. Si è fatto male nella letta, adè lo porto un te la fontanella, così beve. Purino, povero cuoricino, pettino, guarda. Pare reale, guarda che sfumature viola, verdi, fosforescenti, guarda le bello. Guarda un po' che occhietti arancioni anni 80, guarda. Anche anni 30, vedi, guarda le bello. Si è fatto male nella letta, guarda le zampette rosse. Adè lo fo beve a questo cuoricino spennacchiatino Purino, povero cuoricino, guarda, beve cuoricino, guarda leccia sete, guarda leccia sete questo cuoricino, vedi, gli è andata giù troppa acqua, mi sa, si strozza nella laringoiatria. Oh cuoricino, te strozzi? Basta, ha bevuto, basta. Te basta, adendo vai, pettino. Dai, bevi. Vedi che c'è a sete. Tanto se no muore di sete Purino. Povero cuoricino. C'ha l'ala che va per traverso, si è spaccata perché... Un duà. Bocca dentro. Bocca dentro, guarda. Guarda le beve, guarda. Sta a morire sete, vedi? Sta a morire sete, Purino.
Povero Pettino. Guarda quanto beve. Vedi, sta a morire sete. Adesso ci si riprende, però l'ala mi sa che purtroppo tende a morire. Perché tanto chi è che lo aiuta ante l'ala? Bisogna chiamare un veterinario, ma chi lo conosce chi? Te pare che aiutene un piccio, capirai? Non ci si aiuta manco a vicenda. Non siamo gli alieni, alienati all'amore. Siamo imbastarditi. Pensiamo solo a interessi materiali e basta. Non pensiamo aiutare agli animali, a niente, niente. Siamo proprio chiaviche. Siamo merde, siamo, mie merde. Ci si invidia gli uni gli altri, eh? E non si dice niente a chi è che ci comanda che guadagnano 100.000 euro al mese. Chi è che ci comanda guadagnano 100.000 euro al mese, eh? E ci invidiamo a vicenda noi che guadagniamo 500 euro al mese. Nemmeno a volte, qualcuno nemmeno. Guarda le case, va. Qui è tutte restaurate, va. Guarda il borgo. Guarda un po' le nuvole naturali finalmente oggi, oh. Le nuvole naturali. De quant'è che non le vedemi più se nuvole naturali? Cosa deve succedere? Deve succedere qualcosa per esserci le nuvole naturali. Di solito tutti i giorni c'è il cielo bianco. C'è il cielo bianco. Ma un po' che bello questo borgo anni 2000, però per terra anni 2000 purtroppo. Le mattonelle sembrano le lapidi del cimitero, sembra, però dai. Ah, mi collega proprio al Cosuli, oh. Mi collega al coso principale, vedi che è tutto restaurato, al corso principale del centro storico. Guarda, vedi, non c'è più i cassonetti, la mondezza bisogna attenerla fuori dalle finestre, perché se no pesta dentro le case. Pensa tu, invece di andare avanti andiamo indietro. Guarda un po' la Madonnina, missione Mariana Lauretana, 1976. Guarda, c'è le ragnatele, tutto zozzo. Non gliene frega niente a nessuno, perché tanto la gente tribula dopo del terremoto. Già è tanto che qualcuno è riuscito a sistemare la casa con i propri sforzi, i propri lavori. Il governo non ha fatto niente per aiutare i puretti terremutati. Cosa ha fatto? Pensa solo alle proprie tasche, guadagna le 100.000 euro al mese e fatta finita. Dopo 5 anni vanno in pensione. Invece noi dobbiamo faticare 90 anni, poi andiamo nella cassa da morto. Vedi, vende immobile. Qui è tutto restaurato, vedi. Però ha resistito, però c'è la crepa lì, vedi. C'è la crepa. C'è le crepe, sì. Nel muro maestro c'è le microcrepe. Sì. Vedi qui i lenzuoli come se faceva una volta. Nell'antichità, ora le crepe lì, oh, porca miseria. Allo sfascio, pare 9, no, sei casi, però invece allo sfascio, è allo sfascio. Che macello. Caro mio. Però questo Castel Raimondo è bellissimo, qui sul paese. Peccato che è allo sfascio pure. Però c'è qualcosa che è stato restaurato, qualche casa è stata restaurata. Vedi lassù però la torre, il convento, tutto chiuso, capito? Tutto chiuso, baracca e burattini. Chi due intervenì? Coloro che ce comandene. Invece cosa interviene? Per rubare sempre di più, per distruggersi sempre di più. Cioè distruggene proprio, bollette contro bollette, sopra bollette, le tasse dappertutto, i mutui sempre più alti, gli accessori, le robe da comprare, i pezzi delle macchine costa sempre di più e noi la famo più. Oh, guarda un po' la fonte, guarda un po' la fonte, ancora scappa. Non bere acqua non potabile, oh! Acqua non potabile! Porca miseria, è fredda! È fredda s'acqua! Oh, puzza di fogna però, puzza di fogna, deve essere che hanno intaccato le fogne e va a finire, se collegano in testa sorgente. Porca miseria, è gelata, guarda che roba, è congelata, oh, se tieno la macucina si congela. De quant'è che non apre ne più sul lucchetto, guarda il zozzo. Porca miseria, che roba, puzza di esalazioni però, puzza di esalazioni, ci hanno mischiato le fogne lì dentro. Che delinquenti, hanno mischiato le fogne, perché tanto, voglio dire, no? Le condutture fognarie, e chi è che le stappa? Una volta che l'hanno fatta, negli anni 50 hanno fatto le fogne, e chi la stappa di più?
nessuno, non c'è la manutenzione in Italia, non c'è più niente. Guarda, tutto chiuso, vedi che tutto recintato, tutto ormai qui a posto, qui non c'è campa più nessuno. Con l'acqua, una miseria, quanto è gelata, fresca, è fresca con l'acqua. Qua gioco c'è qua giù sotto. Porca miseria, il fiume! E il canale del fiume! Porca miseria, fammi vedere quassù. Come fa con l'acqua a esserci? Come fa a esserci l'acqua? E il Padre Eterno però non ci abbandona, non ci abbandona, guarda lì, è impressionante, oh, è impressionante come fa a esserci tutta s'acqua, oh. Questa è una chiusa, una canalizzazione, guarda che roba, un metro per 20 metri di larghezza, oh. Guarda lì, un metro per 20 metri, certo, perché è una canalizzazione, ci canalizzano tutto qui. E lì butta, però puzza de fogna. E chi impesta de fogna, besta? E na miseria. Allora la speranza veramente è l'ultima a morire, Allora se accusate le parti, guarda un po'. Io devo andare dalla parte de là, de Cosoli, del paese, dalla parte de là, vedi che c'è il ponte. C'è il ponte, vuole andare oltre di là, allora devo passare qua sotto, dai. Vado un tel ponte, va, così mi fa pure una pisciata e fatta finita. Adesso ho bevuto con l'acqua della fontanella lassù, che mi ha detto col leone. Mi ha impastato tutta la bocca, capite? È onta l'acqua, è onta. Perché c'è la fogna dentro. C'è una fogna dentro. Senti che puzza di fogna, oh! E certo, tanto non piovendo, non nevicando mai, non è ripulita l'aria, capito? Pesta. Guarda un po' cosa c'è scritto qui. Qui sotto, vedi? Guarda, qui questo è fatto per le sedi, dopo un'estate come sempre. Guarda che macello qui sotto. Tutti i murales, guarda che roba, i muri pitricchiati al massimo, si è sfogati chi le bombolette. Quante bombolette avranno sprecato? Guarda le belli si fiori, che spettacolo si fiori, guarda, anni 30, anni 1930, chi butta, oh, chi butta, non ce se può credere, però butta a malapena chi, le gelata s'acqua, le gelata, però è onta pure questa, guarda che schifo come si deve tenere una fontanella, guarda, tutte scritte schifose. E poi ti amo cosa? Cosa ama che si scrive lì? Cosa ama? Se non c'hai, se non c'hai rispetto per le strutture, non ama un cazzo, anzi quello forse sì, dai, fa un po' vedere, guarda un po', le gelata s'acqua. Merlavola. Te pensa che una volta chi ci lavava nei lenzuoli, io? I lenzuoli ce l'avane qua? Qua? Qua va oltretutto, però è tutto zozzo, Guarda che schifo chi per terra, tutta rubaccia. Penna miseria. Apposta, vanno a pisciare chi la gente, oh? Se bughene pure? Se bughene chi? Cime, state ci. C'è tutte pisciate, una puzza, fortuna con l'acqua. Adesso piscio pure io, va chi? Fa una pisciata, era ora, guarda, non resistevo più. Guarda che roba! E il fiume! E il fiume c'è l'acqua torpida, oh, torpida! Ma io non lo so come farà! Come farà a venire giù l'acqua che non piove mai e poi mai, oh! Com'è possibile? Non c'è ghiacciai, non piove mai, eppure viene giù l'acqua! Oh signore, ma com'è possibile? Dando scappa s'acqua, oh! Dando scappa, senti che puzza su piscio, na miseria, me puzza. Cioè credo che puzza le fogne. Se ognuno. E poi non ho bevuto il vi, Chi è che beve il vi puzza pure di più il piscio. Aspetta, Fa un po'. Aspetta, Aspetta, fammi girare per privacy. Mi giro per privacy, perché sennò vendo il vi e non va bene. Vendo il vino. Ecco.
Guarda, e il ponte è fatto coi speroni, in modo che quando viene giù troppa acqua, lì taglia l'acqua, non va giù il ponte. E invece a te non serve più a niente, perché l'acqua è sempre di meno. Sta in secca, guarda che belli si fiori, anni 1930. Il ponte è sfaldato, ci hanno messo l'asfalto. Vedi, l'acqua va giù piano piano, lentamente, un metro di profondità per una larghezza di 20 metri, pensa. Guarda l'acqua che va giù laggiù. Guarda l'acqua, chi mi sa che ci sono venuto con mio cugino Luca? Qui c'ero venuto allora a Castel Raimondo, lì c'era un vecchio mulino, vedi che lì veniva giù l'acqua, lì defluiva. Un vecchio mulino, quindi l'ha chiusa. Dopo qua erano due che con la gente lì si era incazzata una donna. Adesso mi ricordo, là c'è le case tutte diruccate, vedi, tutte messe in sicurezza allo sfascio. E niente, fammi andare via che è meglio, va, se no si incazzano per privacy che riprendo le case di loro. Una volta, ho capito, chi ci sono venuto con mio cugino Luca? Per privacy una si è incazzata come una belva, aveva chiamato una pattuglia, Dopo però noi siamo andati via prima che arrivasse la pattuglia e basta, a posto. Adesso comunque ritorno... Dov'è che sono arrivato e da dove sono arrivato? Qui ne state un'altra volta di fogna, qui c'è sta fonte qui, guarda che bella fonte, guarda. Questa già, vedete questa acqua qui, da sta secca che c'è, durissimo lodare, ringraziare il creatore proprio a buttarci per terra, a camminare in ginocchio, perché com'è possibile? Com'è? Te lo domandi te? C'è tanti che non gliene frega niente, non si domanda né niente, ma non ci rendiamo conto che è un miracolo totale, oh, un miracolo. Voglio dire, l'acqua proviene dai ghiacciai, ma se i ghiacciai non c'è, proviene dall'acqua, dalla pioggia. Se la pioggia non c'è, non c'è i ghiacciai, non c'è niente, come fa a andare giù l'acqua? Infatti tutti i fiumi lassù, oltre compreso il Po, è secchi. Lassù in Alta Italia, nelle Alpi, non c'è più né ghiacciai, né pioggia, né neve. Quindi è tutto finito, Qua giù ancora c'ho l'acqua dei 40 anni fa. Chi, guarda un po' un gratta e perdi. Un gratta e perdi, oh, guarda. 10 euro hanno speso. 10 euro buttate via. Ora, 2 euro e 2,39. Porca miseria. Non mi fa riprendere i prezzi, sennò per privacy. Per privacy, quello mi denuncia. Guarda, 2 euro e 2,39, oh. La benzina, che schifo di realtà. Ti rendi conto 5.000 lire al litro? Guarda che se eri 1.000 lire era proprio da fare una rivoluzione. Una rivoluzione ci voleva. Se eri lire era arrivata a 5.000 lire al litro. Guarda che impressionante, Noi non ci rendiamo conto più di niente. Siamo finiti del cervello mente cazzo e niente da fare. Con l'acqua mi ha lappato la bocca, o mi ha lappato come se te mangi un caco acerbo, capito? Un caco acerbo te lappa, te dà l'appaggio della lingua e il coso lì, la ringoiatria te lappa. Qua c'è i zombie, c'è il cimitero qua dietro qua, i zombie. Chissà se ha lesionato pure quella volta, tanto il cimitero, quando c'è stato il terremoto, ha trabaltato i zombie dalle casse. C'è stato un paese che è andato giù tutte le casse del cimitero. Un disastro. Cosa vuoi fare? Studio legale, affittasi. Dopo qua pure c'è le cose lì, le rose. Qua sotto, ante su palazzo che non c'è campa più ni ciuve, di tutto chiuso. Tutto chiuso, guarda le rose laggiù, un giardino di rose, vedi il verde è un macello, qui proprio è il comune, pare che non fa niente proprio quassù, pare che non fanno niente, il verde è un macello, vedi c'è pure i pannolini qui in assorbente, qui la plastica, un macello proprio, un disastro, l'Italia sta andando a rotoli, perché chi è che ci comanda sono demoni del demonio, allora vuole tutto distrutto, capito? L'Italia sta allo sfascio. Ecco. Guarda
l'ante col balcone e belli qui fiori, oh. Alle belli qui fiori l'ante col balcone, non mi sei col camio. Cos'è tutti questi cami qua su, oh? È pieno di cami grossi un bel po'. Guarda un po' i mattocchi, pare le costruzioni Lego, anni 80, si mattò. Le profuma chi adè profuma chi? Dei fiori. Dando scappa su profumo, sta tutto su traffico di urbanizzazione occulta. Però me trovo qui, Castel Raimondo si trova intorno alle montagne. C'è una fiola che gioca, piagne, non si sa cosa fa. E io sono quasi arrivato al punto iniziale dove termino qui la produzione video di Castel Raimondo, anche se ho ripreso poco, però almeno ho ripreso un po' d'acqua, dai, che in Alta Italia non esiste più proprio, invece qui ancora esiste un po', ancora per poco, non si sa per quanto. Col povero cuoricino, mi dispiace per quel povero cuoricino che morirà, perché con quell'ala che cammina per traverso, se alza l'ala casca giù per laterale come nonna Pincina, quindi Purino morirà alla nonna Pincina. E da qui è tutto, falegnameria là, il consorzio agrario è abbandonato, tutto allo sfascio, tutto a rotoli, e coloro che ci comandano non fanno un cazzo per mantenere l'Italia bella e in, come posso dire, una volta l'Italia era uno dei primi paesi migliori del mondo, ed è uno degli ultimi, peggiori del mondo, perché siamo comandati da diavoli, assassini, ingrati contro Dio e contro le famiglie italiane. Fine! Demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.